ventesimo ed ultimo episodio di 1939-1945, la seconda guerra mondiale, la grande serie in 20 puntate nella quale abbiamo raccontato il più tragico evento del Novecento. Questa volta, in quest'ultima puntata, dobbiamo ancora dedicarci alla guerra, al Giappone che ha deciso di continuare a combattere dopo la resa della Germania e che sarebbe stato colpito il 6 agosto e il 9 agosto del 1945 dalle due bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Come vedremo, non solo faranno migliaia di morti, ma produrranno un incubo destinato a proiettarsi su tutto il dopoguerra. Il Giappone, dopo quelle due bombe, ci metterà ancora un mese prima di firmare definitivamente all'inizio di settembre la resa. E solo a quel punto, al momento della resa, si potranno fare i conti definitivi della guerra. E i conti sono conti atroci. Più di 50 milioni di morti, di cui due terzi morti civili. Era la prima volta nella storia che si avevano così tanti morti civili e colpisce, fra i paesi che hanno dato un alto contributo di sangue, mi colpisce uno in particolare, la Polonia. 6 milioni di morti, circa il 20% della sua popolazione. La Seconda Guerra Mondiale iniziò il 1 settembre del 1939 con l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista. Il 17 settembre la Polonia fu invasa da est dall'URSS, dall'Unione Sovietica. Fu teatro di tutta la Seconda Guerra Mondiale, ospitò i più atroci campi di concentramento e fu ripagata nel dopoguerra subendo altri 50 anni di dittatura comunista e quindi pagando un prezzo supplementare alla guerra che era il prezzo della libertà. La di guerra è già stata consegnata ai giocatori della Bretagna e out of this metal danger, we pluck this flower. Il forte nero, la stessa fa per difendere. In Europa la guerra è finita. Il 30 aprile 1945 Hitler si è ucciso. I sovietici occupano la Germania orientale, gli alleati quella occidentale. Stanno per nascere due Germanie. Ma altrove, nel mondo, la guerra non è finita. Sul fronte del Pacifico si combatte ancora e a fronteggiarsi sono la superpotenza americana e l'impero del Sol Levante. È una guerra particolare. Si combatte tra le giungle orientali e gli atolli dell'oceano. I giapponesi hanno dilagato in Asia fino al 1942. Hanno conquistato l'Indocina e la Nuova Guinea. Hanno spazzato via gli inglesi da Singapore e da Hong Kong. Dopo Pearl Harbor hanno cacciato gli americani dalle Filippine. Ma il 4 giugno del 1942 tutto è cambiato con la battaglia delle Midway. Il comando militare giapponese era diviso sull'operazione. L'esercito voleva fermarsi e consolidare le conquiste terrestri. La marina voleva invece continuare l'avanzata nel Pacifico. A guidare la marina c'era il grande ammiraglio Isoroku Yamamoto. Con lo scontro delle Midway voleva dare il colpo di grazia alla flotta americana. Ma ad uscire a pezzi da quello scontro è stata la marina imperiale e la flotta aeronavale giapponese. Quella sconfitta è stata l'inizio della fine. Per i giapponesi Midway non è un lutto nazionale, perché i suoi capi hanno deciso di tener nascosta la sconfitta. La notizia, intima Yamamoto, non deve assolutamente trapelare. Per gli americani Midway è un trionfo. Nelle metropoli e nei paesi si festeggia la vittoria con riviste militari.
Nessuno nutre più dubbi sull'esito del conflitto. La fortuna ha cambiato cavallo. È una grave sconfitta per il Giappone e per Yamamoto, che perde 3 portaerei a fronte dell'unica portaerei perduta dagli americani. E ha un effetto psicologico dirompente e in senso negativo per i giapponesi, che sanno che non vinceranno più la guerra, e invece è un effetto psicologico di una vera carica per gli americani, anche perché gli americani sanno di poter contare sulla forza della loro industria bellica. Un dato per tutti: fra il 43 e il 44 il Giappone riuscirà a produrre appena 7 portaerei, mentre gli americani ne produrranno 90. Lo sforzo bellico dello zio Sam è in mano. Tutto il paese è mobilitato. La parola d'ordine è produrre. Prima, meglio, più del nemico. Non si bada a uomini né a spese. Roosevelt chiede e ottiene dal Congresso colossali stanziamenti. Si sfornano come panini aerei, carri armati, camion, jeep, cannoni. Il 7 agosto 1942 gli americani investono Guadalcanal e dopo 6 mesi di sanguinosi combattimenti nella giungla scalzano gli inquilini nipponici. L'isola dispone di alloggiamenti ed un aeroporto incompiuto. A tempo di record gli occupanti lo completano e Guadalcanal diventa uno dei loro principali trampolini nel Pacifico. l'18 aprile 1943, l'ammiraglio Yamamoto, il più geniale e temuto stratega giapponese, cade in un'imboscata aerea. Il suo apparecchio viene abbattuto da una squadriglia americana. L'intercettazione è stata resa possibile dal servizio di spionaggio degli Stati Uniti, che ha decifrato il codice segreto nipponico. Le ceneri dell'ammiraglio sono spedite a Tokyo in una piccola urna bianca. La morte di Yamamoto, assurto nel pantheon degli eroi nazionali, accascia i giapponesi. In essa molti vedono la revoca della protezione divina. Se il popolo crede ancora nella vittoria, perché le sconfitte gli sono state nascoste, a partire da Midway, che è stata presentata come una grande vittoria giapponese, i vertici politici e militari del Giappone sono invece consapevoli del fatto che il divario di forze con gli Stati Uniti è talmente grave e talmente ampio che non ci sarà una possibilità di vittoria. La strategia quindi giapponese si concentra sul tentativo di fermare la guerra su posizioni di forza e da queste posizioni di forza contrattare una pace onorevole. Nella primavera del 1944 gli americani inaugurano la strategia del salto della rana. Concepita dallo Stato Maggiore, consiste nell'annessione delle piazze forti nevralgiche del nemico nel Pacifico. Gli esecutori di questa strategia sono i Marines, i fanti di marina, particolarmente addestrati nella guerra anfibia e dotati di un eccezionale apparato bellico. Il 15 giugno sbarcano a Saipan, nelle Marianne. I Marine sono preceduti dai carri armati, che fanno terra bruciata. È un'avanzata lenta e spietata.
Grotte e bunker vengono espugnati con lanciafiamme e bombe a mano. Chi non si arrende, e molti non si arrendono, finisce bruciato o dilaniato. I più fanatici escono con le granate innescate e s'avventano sui Marines. Anche fra gli indigeni dell'isola c'è chi preferisce uccidersi che consegnarsi all'invasore. Uomini e donne si sfracellano dalle rocce. È un bagno di sangue spaventoso. Proprio alla vigilia della guerra del Pacifico, l'esercito giapponese aveva adottato un nuovo codice di combattimento che impediva la resa, quindi ci si doveva uccidere piuttosto che rendersi al nemico. Tuttavia ci sono diversi casi, a partire da Saipan, dove furono i civili stessi a seguire nella morte i soldati, e questa cosa è particolarmente disturbante, forse per uno spettatore occidentale. Perché accadde? Accadde probabilmente perché era stato fatto un vero e proprio lavaggio del cervello alla popolazione giapponese. Essi erano convinti che l'arrivo degli americani avrebbe significato violenze estreme, stupri, assassini, omicidi di ogni genere, e quindi preferivano darsi la morte piuttosto che finire prigionieri degli americani. Il 24 luglio gli americani riconquistano Guam, da cui erano stati scalzati nel dicembre del 41. E vi costruiscono, a tempo di record, una base aerea per i giganteschi B-29, che da qui decollano per bombardare le città nipponiche. Il Giappone è sgomento. La morsa nemica si stringe sempre più. La popolazione urbana sfolla nelle campagne. La mobilitazione è generale. Si insegna ai bambini l'uso dei moschetti e delle mitragliatrici. Le donne si esercitano con lance di bambù, le studentesse con fucili e baionette. Il 12 marzo del 1942, Douglas MacArthur, il comandante dell'esercito americano nel Pacifico sud-occidentale, è costretto ad abbandonare le Filippine. Ha fatto di tutto per resistere. Ha perfino progettato di unirsi ai partigiani filippini, ma Roosevelt gli ha ordinato di trasferirsi immediatamente in Australia. MacArthur rifiuta il sommergibile. Con il suo berretto verde, gli occhiali da sole, il figlio in braccio e la moglie al fianco, sale su un piccolo motosilurante. Sembra voler sfidare la flotta imperiale giapponese che imperversa nelle acque dell'oceano. Dice: «Io sono andato via dall'isola di Bataan e io ritornerò». Due anni dopo, il 20 ottobre del 1944, quando approda sulla spiaggia di Leyte in mezzo ai suoi Marines e sotto i colpi giapponesi, MacArthur lancia questo messaggio alla radio filippina. «Qui è la voce della libertà. È il generale MacArthur che vi parla. Sono tornato. Per grazia di Dio Onnipotente, le nostre truppe sono di nuovo sul suolo delle Filippine». Ha voluto lui la riconquista delle Filippine ed è riuscito a convincere il presidente Roosevelt. «La riconquista delle Filippine è un obbligo nazionale e una necessità politica. Abbandonare queste isole distruggerebbe l'onore e il prestigio degli americani in tutto l'estremo oriente, se non in tutto il mondo». Agli amici, il generale dà un'altra spiegazione. «A Manila è morta mia madre, ho corteggiato mia moglie ed è nato mio figlio». A Leyte, i giapponesi perdono 3 corazzate, 4 portaerei, 9 incrociatori, 13 cacciatorpediniere, 5 sommergibili, un'ecatombe. Gli americani ci rimettono solo 4 navi. Dopo Leyte, le Filippine. I giapponesi danno fondo alle loro ultime risorse, infiammati da un patriottismo cieco e disperato. È l'epopea dei kamikaze. I piloti della morte che si lanciano con gli aerei carichi d'esplosivo contro i bersagli nemici. Prima di decollare bevono una tazzina di sakè e salutano l'imperatore nel cui nome si sacrificano. Ma nemmeno i kamikaze riescono a fermare gli americani, sotto i cui colpi crollano anche le Filippine. I corpi di attacco speciale, meglio noti come kamikaze, nascono come una tattica di combattimento disperata.
l'esercito imperiale e la marina imperiale del Giappone sono ormai sulla difensiva e con le tattiche di combattimento tradizionali non riescono assolutamente a fermare l'avanzata alleata. C'è quindi chi, tra i vertici della marina prima e dell'esercito poi, pensa di utilizzare questa tattica per in qualche modo cercare di invertire le sorti delle battaglie. Uno dei simboli dei kamikaze è il fiore del ciliegio, che risale alla tradizione samuraica. Come il fiore del ciliegio, quando sboccia è splendido, ma alla prima folata di vento è destinato a cadere, così il guerriero trova il momento di massimo fulgore sul campo di battaglia e sul campo di battaglia è destinato a cadere. La reazione degli americani è di grande difficoltà, perché si trovano di fronte a un fenomeno per loro sconosciuto e al quale non hanno strumenti per reagire al momento. Tant'è vero che le misure che vengono adottate sono quelle, ad esempio, di creare delle barriere con delle navi, con delle cacciatorpediniere dotate di radar perché possano intercettare questi stormi in arrivo. L'effetto è quello di fare di queste navi delle vittime predestinate, però questo è l'unico modo per salvare le grandi navi da battaglia e le portaerei. La marea americana non ha più argini. Il nemico è ormai alle corde. A Iwo Jima, nel febbraio del 45, si difende con le unghie e coi denti. Ventitremila uomini di stanza nell'isola si battono come leoni. Oppongono all'invasore un fuoco micidiale, ma non lo fermano. I Marines, superiori di numero, meglio armati e coperti da un fitto cannoneggiamento navale, lembo dopo lembo s'annettono l'isola e vi piantano la bandiera stellata. Anche qui i morti non si contano. Spiaggia e boscaglia sono disseminate di cadaveri. Incalcolabile anche il numero dei feriti, alcuni orrendamente mutilati. Li chiamano kamikaze, tokubetsu, kogetikai, che vuol dire la forza speciale d'attacco del vento divino. Il vento divino è quello che distrusse la flotta di Genghis Khan, l'imperatore mongolo che voleva invadere il Giappone. Lo stesso vento deve impedire l'invasione americana. I kamikaze sono l'ultima arma a disposizione dell'impero del Sol Levante, l'arma della disperazione. Gli alleati li chiamano bombe baka, bombe pazze. I piloti sono adolescenti senza particolari esperienze militari. Con un paio di settimane di addestramento hanno imparato a pilotare un velivolo e a lanciarlo contro un obiettivo nemico. Hanno imparato a morire. Yokota Yutaka è un pilota suicida di un mini sottomarino giapponese che non riesce nel suo intento a causa di un guasto meccanico. Scriverà: c'è un antico detto che recita: il Bushido è la ricerca di un posto in cui morire. Ecco, questo era il nostro desiderio, il sogno cullato più a lungo, un posto per morire per il mio paese. Per molti anni Yokota vivrà nella vergogna per non aver compiuto il suo sacrificio. Di giovani che aspirano al Bushido, il Giappone è pieno. Insieme ai kamikaze, i piloti suicidi, ci sono i kaiten, i siluri umani, gli shinyo, i battelli suicidi, le oha, le bombe suicide. Per finire con i Fukuyuru, nuotatori molto resistenti che trasportano sul dorso delle mine. Il grande attacco suicida programmato per la battaglia di Okinawa ha un nome in codice tanto lirico quanto inquietante: Kikusui, il crisantemo galleggiante. A guidare l'esercito dei suicidi è l'ammiraglio Onishi Takeshiro. È lui che ha concepito l'idea del pilota kamikaze. Naturalmente, quando il Giappone accetterà la resa incondizionata, Takeshiro farà harakiri. Nell'aprile è la volta di Okinawa. I Marines vi approdano, accolti da un diluvio di mine. Tokyo manda in soccorso della guarnigione giapponese la sua maggiore nave da guerra. Ma gli aerei americani l'intercettano e l'affondano. Con essa cola a picco anche il morale nipponico. Si reclutano 152 kamikaze, che prima di lasciare le basi
assistono ai propri funerali. Ma la sorte di Okinawa è segnata. Okinawa è un momento decisivo, una vera svolta nella guerra del Pacifico. Fa parte della strategia studiata da Douglas MacArthur di invasione del paese nemico. È una battaglia durissima che dura oltre 2 mesi e mezzo e segna per gli americani un vero e proprio campanello d'allarme, perché hanno decine di migliaia di vittime. I giapponesi altrettanto, ma gli americani ne traggono un insegnamento. Questa strategia è molto logorante, troppo logorante, anche perché è prevista dopo Okinawa una fase dell'operazione Downfall in codice, che ha due momenti: prima Olympic alla fine del 45, poi Coronet nel primavera del 46 per l'attacco al cuore del Giappone. E questo presumibilmente comporterà altre migliaia, decine di migliaia di morti americani. Mentre in furia la battaglia, a One Spring, in Georgia, un collasso cardiaco stronca il presidente Roosevelt. Il cordoglio del paese è sincero. Ai funerali dello statista, il successore Truman piange. Alla fine dei combattimenti, Okinawa è un'immensa landa desolata, fumante di macerie, lastricata di cadaveri, brulicante di feriti. La pietà dei vincitori non lenisce l'angoscia dei vinti. L'olocausto di sangue non ha risparmiato né questi né quelli. Ma il peggio deve ancora venire. Non sarà l'invasione del Giappone a porre fine alla guerra, ma qualcosa di più traumatico: la bomba atomica. Per capire come si arriva nell'agosto del 1945 all'uso dell'atomica, dobbiamo tornare indietro di 6 anni. È l'11 ottobre del 1939. Il più grande scienziato vivente, Albert Einstein, scrive una lettera al presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt. Lo invita ad organizzare un progetto di studi sull'energia nucleare. Signor Presidente, negli ultimi 4 mesi ha preso sempre più consistenza l'ipotesi che, utilizzando un'adeguata massa di uranio, vi si possa provocare una reazione nucleare a catena, con enorme sviluppo di energia e formazione di un gran numero di nuovi elementi simili al radio. In tal modo si potrebbe giungere alla costruzione di bombe che saranno di tipo nuovo ed estremamente potenti. Ella converrà con me, signor Presidente, sull'opportunità di stabilire un collegamento permanente tra il governo e il gruppo di fisici che in America lavorano alla reazione a catena. Einstein è un pacifista. Si è sempre espresso contro la guerra. Com'è possibile che spinga per la creazione di armamenti atomici? È successo che uno scienziato ebreo fuggito dal nazismo, Leo Szilard, lo abbia informato sugli sviluppi delle ricerche atomiche in Germania. Gli scienziati tedeschi hanno sperimentato la fissione nucleare dell'uranio. Mi si dice che la Germania, subito dopo l'occupazione della Cecoslovacchia, ha posto l'embargo sull'uranio proveniente da questo paese. Il che non stupisce quando si pensi che il figlio del sottosegretario di Stato tedesco, von Weizsäcker, è membro del Kaiser Wilhelm Institut di Berlino, dove sono attualmente in corso esperimenti con uranio, analoghi a quelli svolti in America. Distintamente Albert Einstein. Ci vorranno 2 anni per convincere il presidente Roosevelt a finanziare gli studi sull'atomica. E a farlo decidere non sarà la lettera di Einstein, ma un rapporto dell'MI6, il servizio segreto inglese, sulle ricerche nucleari in Germania. È la svolta decisiva. Parte un enorme progetto di ricerca sull'atomica. Lo chiamano Progetto Manhattan.
Vengono chiamati a farne parte i più grandi scienziati dell'epoca: Enrico Fermi, Emilio Segré, Edward Teller, Leo Szilard, Robert Oppenheimer. Tutti tranne Einstein. È troppo pacifista. Verrà tenuto all'oscuro di tutto. Fin dagli inizi ero favorevolissimo alla produzione di un'arma atomica. E lo ero perché eravamo tutti convinti che i tedeschi stessero mettendo a punto la loro bomba. E vivevamo tutti nel timore che ci potessero costringere ad arrenderci con la sola minaccia del possesso di una di quelle bombe. Perciò l'unica cosa da fare era di metterne a punto anche noi 10 o 15. Si sapeva che i tedeschi stavano facendo qualche cosa con l'uranio e naturalmente eravamo tutti estremamente preoccupati perché se Hitler fosse riuscito ad avere una bomba atomica prima degli americani sarebbe seguita una catastrofe che fa paura a pensarci ancora adesso. Per una strana coincidenza, proprio il giorno prima dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, il fisico Van Nevar Bash ha comunicato ai suoi colleghi la decisione del presidente Roosevelt di dare il massimo sviluppo alle ricerche nucleari. Nell'estate del 1941 Roosevelt sa dagli scienziati che è possibile costruire un'arma di tipo nuovo, un'arma risolutiva, e quindi approva questo progetto, che è un progetto costosissimo. Era nato con pochi centinaia di migliaia di dollari e poi costerà 2,5 miliardi di dollari. Alla fine impiegherà circa 130.000 persone sparse tra Stati Uniti, Inghilterra e Canada. Il 13 agosto 1942 le ricerche atomiche vengono unificate in un colossale progetto che prende il nome siglato di Progetto DSM. Ma ben presto prevale un nome più semplice, Progetto Manhattan. Un mese più tardi viene nominato il direttore generale del progetto. L'uomo che domina la macchina del Progetto Manhattan è Leslie Richard Groves, un generale di 46 anni, con nessuna benemerenza, all'infuori di quella d'aver diretto la costruzione di numerose caserme e del gigantesco Pentagono, dove risiedono gli alti comandi delle forze armate americane. Ma per ottenere la piena fiducia dei fisici che dovranno collaborare al progetto, si rende necessario mettere accanto al generale Groves un uomo che goda la stima degli scienziati. Il lavoro si svolgeva un po' in tutto il paese, e parte perfino in Inghilterra. E se ne occupavano una dozzina circa di laboratori. Tutto questo va benissimo quando le cose, insomma, sono aperte a tutti quanti e i risultati vengono liberamente scambiati o addirittura pubblicati e criticati. Ma non era il nostro caso. Noi dovevamo operare, per comprensibili ragioni, nel più assoluto segreto. Bisognava trovare un posto nuovo, lontano dai centri abitati, isolato, addirittura insospettabile. Nell'ottobre del 1942, il professor Oppenheimer condusse il generale Groves a visitare una regione sperduta, a una sessantina di chilometri da Santa Fe, nel Nuovo Messico. Si chiamava Los Alamos. Era quello il luogo adatto per costruire la città atomica, il super laboratorio segreto dove scienziati e fisici di tutto il mondo si sarebbero riuniti a costruire una terribile arma. Groves si mette subito al lavoro. Camion carichi di legname, cemento, travature cominciano a fare la spola tra la vallata e l'altopiano. Sorgono le prime baracche provvisorie, le prime sagome di edifici. Intanto, per un raggio di molti chilometri, la zona viene recintata con barriere di filo spinato. Le sentinelle sorvegliano gli accessi. Los Alamos nasce come un laboratorio sperimentale e poi prende corpo come una città. Un po' alla volta, siamo nel Nuovo Messico, è una città artificiale, è composta da tecnici, da scienziati e dalle loro famiglie. È una città segreta, o meglio una città che non esiste, perché è contrassegnata da una casella postale, non se ne deve parlare, nessuno deve dire, non si pronuncia neppure il nome. E in questo luogo sperduto, ma facilmente raggiungibile, anche questo aspetto logistico era importante, e si va avanti, vanno avanti gli esperimenti dell'atomica. Capitolazione incondizionata della Germania. Hitler è morto. In Europa la guerra è finita. Questi avvenimenti non possono non avere un'immediata ripercussione sullo stato d'animo degli scienziati che lavorano a Los Alamos. Il progetto seguitò e ci fu una certa polemica se usarla o no contro il Giappone. I fisici erano divisi, c'erano dei fisici che erano contrari all'uso della bomba atomica contro il Giappone e dei fisici che raccomandarono l'uso della bomba atomica contro il Giappone, tutti e due.
le opinioni erano rappresentate. Anche dopo la resa della Germania, gli Stati Uniti proseguono nello sviluppo della bomba atomica. Lo fanno perché il Giappone, che è il più agguerrito, il più determinato dei nemici degli Stati Uniti, è ancora in guerra. E quindi la bomba atomica può essere un elemento determinante per porre fine a questa guerra. Lo fanno ovviamente perché gli investimenti enormi che sono stati necessari per l'arma ne richiedevano lo sviluppo. E infine lo fanno perché ormai stiamo entrando in una fase di pre-guerra fredda e quindi il futuro conflitto sarà poi quello con l'Unione Sovietica. In questo senso lo sviluppo della bomba atomica diventa quasi una impellenza. Nella vicenda del progetto Manhattan, molte domande restano senza risposta. Scienziati come Fermi e Oppenheimer erano davvero convinti che i fisici tedeschi stessero costruendo la bomba atomica? E perché spinsero il governo americano a sganciare le loro bombe sulle città giapponesi? Non sappiamo cosa dicono alla commissione sull'atomica voluta dal presidente Truman. Ma sappiamo che dopo quella riunione la commissione non solo convince il presidente all'uso della bomba contro il Giappone, ma indica anche tre priorità: sganciare la bomba al più presto, sganciarla su un doppio bersaglio e sganciarla senza preavviso sulla natura dell'Arus. Un'altra domanda rimasta in sospeso riguarda invece gli scienziati tedeschi. Perché non raggiungono i risultati dei colleghi che lavorano in America? Nel 1939 i fisici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann hanno sperimentato la fissione nucleare dell'uranio. E il direttore del programma tedesco sull'energia atomica, il progetto Uranio, e il premio Nobel per la fisica, Werner Heisenberg. Hanno conoscenze, materiali e tecnologia per ottenere la reazione a catena, eppure non ci arrivano. Per molti storici è stato lo stesso Hitler a sospendere le ricerche sull'atomica nel 1942, sicuro di avere già vinto la guerra con le armi tradizionali. Ma c'è anche chi ipotizza che ad ostacolare il progetto atomico nazista sia stato proprio il suo artefice, Werner Heisenberg. Una figura ambigua la sua, che sceglie di restare in Germania a lavorare per il Führer, mentre molti dei suoi colleghi scappano dal nazismo. Dopo la guerra, a chi gli chiederà perché l'ha fatto, risponderà per salvare la fisica tedesca. E se invece l'avesse fatto per rallentare o addirittura sabotare i piani atomici di Hitler? Per impedire che un'arma del genere finisse nelle mani del Führer? La risposta a questa domanda, Heisenberg se l'è portata nella tomba. 16 luglio 1945, Alamo Gordo. Nel deserto del Nuovo Messico, in un luogo denominato Viaggio del Morto, viene alzata un'impalcatura metallica su cui è collocata la prima bomba atomica. Sono le 5:12. Posto di controllo. Oppenheimer attende. Sta per scoccare l'ora X, l'ora in cui per la prima volta nella storia l'uomo assisterà a un'esplosione atomica. Ad Alamo Gordo, alla metà di luglio, viene testata la bomba al plutonio. Gli americani avevano già una bomba all'uranio arricchito, che però non verrà mai testata in laboratorio, ma verrà impiegata direttamente sulla città di Hiroshima. L'attesa era di avere un altro tipo di bomba utilizzabile e avere anche due bombe disponibili, perché in realtà il rischio era che un solo lancio potesse non essere sufficiente per fiaccare fino in fondo la resistenza giapponese. Il 16 luglio 1945, giorno dell'esplosione di Alamo Gordo, il presidente Truman siede alla conferenza di Potsdam. Il suo segretario particolare gli consegna un messaggio cifrato: Babies satisfactorily born. I bambini sono nati felicemente. Truman è a Potsdam con Churchill e Stalin. Ora la decisione finale spetta a lui, al presidente degli Stati Uniti. Più tardi egli scriverà nelle sue memorie: la decisione finale sul dove e sul quando toccava a me. Io consideravo la bomba atomica come un'arma militare e mai ebbi alcun dubbio che essa non dovesse essere usata. E quando ne parlai con Churchill, egli senza esitazione alcuna mi disse che era favorevole all'impiego della bomba atomica se essa poteva aiutare a mettere fine alla guerra. Harry Truman, da soli 3 mesi nuovo presidente degli Stati Uniti d'America,
viene dalla campagna. È un ex farmer, un agricoltore. Non ha il carisma, l'esperienza e il seguito del suo predecessore, Roosevelt. Ma è lui che decide i tempi e i modi per porre fine alla guerra. E lo fa quel luglio del 45, a Potsdam, in Germania, dove si incontra con Churchill e Stalin, in una conferenza che viene chiamata Terminal. Dopo aver informato Churchill sull'esito positivo del test atomico, Truman deve dare la notizia anche a Stalin. Come reagirà il dittatore sovietico alla scoperta che gli americani dispongono di una nuova superarma, la bomba atomica? Stalin non ha reazioni particolari, sembra tranquillo e soddisfatto, non fa commenti né domande. In realtà sa già tutto. Tra gli scienziati del progetto Manhattan c'è una spia, è il fisico Klaus Fuchs. Grazie alle sue rivelazioni, nel giro di 4 anni, anche l'Unione Sovietica potrà dotarsi di una bomba atomica. Ma prima di arrivare all'atomica c'è la via diplomatica. Il proclama che esce il 26 luglio dalla conferenza di Potsdam esige la capitolazione incondizionata delle forze armate giapponesi. Il governo nipponico nemmeno risponde, attua la strategia del mokusatsu, uccidere con il silenzio. È a questo punto che Truman prende la sua decisione definitiva. 25 luglio 1945. L'ordine viene consegnato al comandante del 509° squadrone misto, 20ª divisione aviotrasportata. L'ordine contiene istruzioni per il lancio di una bomba atomica all'uranio, soprannominata Little Boy, su una delle 4 città seguenti: Hiroshima, Kokura, Niigata, Nagasaki. Il bersaglio viene deciso: Hiroshima. Il B-29 Enola Gay, che trasportò Little Boy, si dirigerà verso questa città sulla quale il 6 agosto sgancerà il suo carico nucleare. La bomba viene lanciata alle 8:15. Quando Hiroshima viene colpita dalla bomba atomica, si ha una completa interruzione delle informazioni. Quindi che cosa è accaduto effettivamente a Hiroshima? Anche il governo e i vertici militari giapponesi lo apprendono solo con lentezza e con difficoltà. La bomba atomica alza il livello della distruzione. Già molte città, comprese Tokyo, erano state devastate dai bombardamenti convenzionali col napalm, ma la bomba atomica dimostra come la distruzione possa essere davvero totale. Tre giorni dopo, una seconda bomba al plutonio, soprannominata Fuckman, viene lanciata su Nagasaki. Secondo i dati rilasciati dall'esercito statunitense, la temperatura della palla di fuoco prodotta dall'esplosione ha raggiunto istantaneamente parecchi milioni di gradi centigradi. È un sole, realizzato da mani umane. È un sole di morte, non di vita. La potenza della bomba sganciata su Hiroshima è stata valutata pari a 12.500 tonnellate di tritolo. Questa è la valutazione delle vittime. Morti 118.661 su 320.081 abitanti. 30.524 feriti gravemente, 48.006 feriti leggermente, 3.677 dispersi, non colpiti solo 118.613. La potenza della bomba di Nagasaki era pari a 22.000 tonnellate di tritolo. Il numero totale delle vittime veniva stimato intorno alle 140.000 rispetto a una popolazione di 272.312 abitanti. Dopo aver assistito all'esplosione della prima bomba al plutonio sui cieli di Alamogordo, lo scienziato Robert Oppenheimer cita una frase del poema indiano Bhagavad Gita. Sono diventato morte, il distruttore di mondi. Dopo lo sgancio della prima atomica sul Giappone dirà: i fisici hanno conosciuto il peccato. Ha diretto lui le ricerche su quell'arma, ha coordinato gli scienziati, ha consigliato il suo utilizzo per chiudere la guerra. Ora, dopo Hiroshima e Nagasaki, 220.000 vittime secondo le più recenti stime degli storici, sembra aver capito cosa ha fatto. Scrive:
Se sei uno scienziato, credi che sia bene scoprire come funziona il mondo, che sia bene consegnare all'umanità in generale il più grande potere possibile per controllare il mondo e trattarlo secondo le sue possibilità e i suoi valori. Ma se le bombe atomiche devono essere aggiunte come nuove armi agli arsenali di un mondo in guerra, allora verrà il momento in cui gli uomini malediranno i nomi di Los Alamos e Hiroshima. In piena guerra fredda, quando anche i sovietici si saranno dotati dell'atomica, Oppenheimer si opporrà alle sperimentazioni sulla bomba H, la bomba all'idrogeno. Le sue posizioni cominceranno a dare fastidio. In tempi di caccia alle streghe, chi ostacola la potenza americana parteggia per i sovietici. Un maccartista accuserà Oppenheimer di essere un comunista, addirittura una spia di Mosca. Lo scienziato dovrà difendersi davanti ad una speciale commissione. Ne uscirà integro, ma sarà allontanato da qualsiasi incarico nel settore nucleare. Per essere riabilitato, Oppenheimer dovrà aspettare la presidenza Kennedy e poi il suo successore, Lyndon Johnson, che gli assegnerà il premio Enrico Fermi e lo riconoscerà come un grande scienziato americano. Uscì di casa alle 8 circa. Ero in piedi laggiù quando sentii il rumore di un aereo. Strano, pensai, era dopo il cessato allarme. Ma sentii il rumore di un aereo. Guardai in su e in quel momento ci fu un lampo. Sentii un odore bruciante al viso. Chiesi alla gente. Mi dissero che avevo tutto il viso bruciato. Quando arrivai a casa mi guardai allo specchio. Il mio viso era tutto gonfio. Si stava spellando. Avevo la sensazione che mi avessero frustato 3 volte il viso. Sì, come se me l'avessero frustato. Poi svenni. Non so per quanto tempo rimasi svenuta. Quando ripresi conoscenza mi ritrovai da sola. Raggiunsi il fiume in qualche modo. Era proprio come essere all'inferno. Non saprò mai come ho potuto farcela. La gente era coperta di sangue. La maggior parte era già morta. Non c'era altro modo che camminare sopra i cadaveri. Su questa scala di pietra, situata vicino all'epicentro, non è rimasta che l'ombra della persona che vi si trovava seduta. Quest'uomo, Sumitero Taniguchi, stava consegnando un telegramma a Nagasaki quando l'esplosione lo gettò disteso bocconi a terra. Rimase gravemente ustionato sulle spalle, sulla schiena e sulle natiche. Per 1 anno e 9 mesi fu costretto a giacere bocconi sul letto. Piaghe da decubito gli si formarono sul corpo e il dolore era sempre più intenso. Egli stesso ricorda di aver gridato più volte: uccidetemi, vi prego. Ma nonostante tutto, egli è sopravvissuto. La bomba atomica lascerà dietro di sé un lungo strascico, intanto delle vittime, in giapponese i cosiddetti hibakusha, cioè coloro che sono sopravvissuti alla bomba, che a lungo saranno una sorta di vergogna nazionale, dovranno nascondersi, anche perché molti credono che siano infetti e sia pericoloso avere a che fare con loro. D'altra parte, fino al 1952, la censura americana impedirà di parlare della bomba atomica ai media giapponesi. Dopo il 52, la bomba atomica in qualche modo diventa uno degli elementi cardini dell'immaginario collettivo giapponese e della sua stessa identità, ben rappresentata dal film Godzilla, che in qualche modo diventa la metafora della distruzione atomica. La prima volta che mi guardai allo specchio, rimasi sconvolta. Fui presa dalla disperazione. Ero rovinata. La mia giovinezza perduta per sempre. Naturalmente, non mi sono mai sposata. Se solo fossi abbastanza forte, anche su una sedia a rotelle, andrei alle Nazioni Unite
a fare un appello per la pace. Tra le vittime della bomba c'è anche un americano. Claude Hiderly ha abbattuto 33 aerei. A 24 anni è già maggiore. Viene scelto per la missione di Hiroshima, ma sul suo Boeing 29 non ci sono bombe. Deve solo individuare il bersaglio e stabilire se le condizioni del tempo permettono di sganciare la bomba su Hiroshima o se bisogna cercare altri obiettivi. Scrive: ho volato su Hiroshima per 15 minuti per studiare i gruppi di nuvole. Il vento le spingeva allontanandole dalla città. Mi pareva il tempo e il luogo ideale. Così trasmisi il messaggio in codice e mi allontanai in fretta, come mi era stato detto, ma non abbastanza. La potenza della bomba mi terrorizzò. Hiroshima era sparita dentro una nube gialla. Dopo quella missione, Claude Hiderly chiede il congedo. Il pilota rifiuta la pensione e torna nel suo paese, in Texas. È sempre nervoso, sempre più magro. La notte è assalito dagli incubi. Si sveglia gridando: gettatevi, gettatevi, arriva la nuvola gialla. Per lui e per la moglie la vita diventa un inferno. Nel 1950 è ricoverato nell'ospedale psichiatrico di Waco. Riceve molte lettere, tra queste quella di un filosofo tedesco, Gunther Anders, che cerca di far uscire l'ex pilota dal suo inferno. Lei ha la sventura di aver lasciato dietro di sé 200.000 morti. Come sarebbe possibile pentirsi di 200.000 vittime? L'inutilità dei suoi sforzi non è quindi colpa sua. Gli effetti provocati dagli attrezzi che costruiamo sono così enormi che non siamo più attrezzati per concepirli. Ecco la mia proposta. Il prossimo 6 agosto la popolazione di Hiroshima celebrerà, come tutti gli anni, il giorno in cui è avvenuto. A quegli uomini potrebbe inviare un messaggio. Lei, Hiderly, è una vittima di Hiroshima. Hiderly accetta il consiglio del filosofo e scrive ai cittadini di Hiroshima. Nella risposta ai sopravvissuti all'atomica gli dicono di considerare anche lui una vittima della bomba. Hiderly si riappacifica con il suo passato, ma resta in ospedale, dove muore nel 1978. Il 6 agosto 1945, il giorno di Hiroshima, è cominciata una nuova era. L'era in cui possiamo trasformare in qualunque momento ogni luogo, anzi la terra intera, in un'altra Hiroshima. Da quel giorno siamo onnipotenti, ma in modo negativo. A Tokyo l'effetto delle atomiche è immediato. Si riunisce d'urgenza il Consiglio Superiore di Guerra. Suzuki e il ministro degli esteri Togo invocano la cessazione delle ostilità, ma ancora una volta urtano contro l'opposizione dei Falchi, capeggiati dal ministro della guerra Hanami. Si vota e i guerrafondai hanno la peggio. L'imperatore decreta il verdetto schierandosi con le colombe. È la resa. Togo comunica agli alleati: accettiamo la dichiarazione di Potsdam, presupponendo che non comporti alcun danno alle prerogative di Sua Maestà. La richiesta di una resa incondizionata del Giappone da parte delle potenze alleate e soprattutto da parte del presidente americano Truman è inaccettabile per i vertici giapponesi. È inaccettabile perché l'imperatore, il Tenno, è il fulcro stesso della vita nazionale e quindi non riescono neppure a concepire un Giappone senza l'imperatore. Soprattutto il Giappone moderno, che è stato costruito istituzionalmente, politicamente e socialmente attorno alla figura ideologica dell'imperatore, che è un dio in terra il cui volere fa muovere tutto. Quindi proteggere l'imperatore diventa l'ultima trincea, ecco, possiamo disposti a cedere a tutto, ma non sulla figura dell'imperatore. Il 12 agosto Truman risponde: a partire dal momento della resa, l'autorità dell'imperatore e quella del governo giapponese saranno sottoposte al comando supremo degli alleati. L'imperatore Hirohito annuncia al popolo: metto fine alla guerra di mia volontà. Quando l'imperatore decide di comunicare al suo popolo la fine della guerra, fa qualcosa di inedito.
Ad esclusione della cerca di governanti e consiglieri, nessun giapponese ha mai sentito la sua voce. Hirohito registra il discorso su un nastro che verrà trasmesso il giorno dopo dalla radio nazionale, la NHK. Nella notte, un gruppo di ufficiali cerca di impadronirsi del nastro. Li guida il maggiore Kenji Atanaka. Vuole continuare la guerra. Con i suoi uomini entra nel palazzo imperiale. È convinto che anche il resto dell'esercito si solleverà. Cerca la registrazione del discorso di resa, ma non la trova. Un'armata raggiunge il palazzo e sventa il tentativo di golpe. Un'ora prima della trasmissione del messaggio dell'imperatore, Atanaka si suicida. Lascia scritto: «Non ho nulla di cui pentirmi, ora che le nuvole oscure sono comparse nel regno dell'imperatore». A mezzogiorno, per la prima volta, i giapponesi ascoltano la voce dell'imperatore. La situazione della guerra si è sviluppata in modo non necessariamente favorevole al vantaggio del Giappone. Siamo vivamente consapevoli dei più profondi sentimenti di tutti voi, nostri sudditi. Ad ogni modo, è in accordo con il dettato del tempo e del fato che ci siamo risoluti a preparare la strada per una grande pace per tutte le generazioni future, sostenendo l'insostenibile e soffrendo ciò che non si può soffrire. È un linguaggio aulico, di corte, pochi lo capiscono, ma è la resa del Giappone. Una folla enorme si raduna di fronte al Palazzo Imperiale a Tokyo. Tra i pianti, ogni tanto, echeggia il rumore di uno sparo. Sono gli ufficiali che si suicidano. Il 2 settembre, sulla corazzata americana a Missouri, ancorata nella baia di Tokyo, si firma la resa. MacArthur chiude la cerimonia con queste parole: «Preghiamo affinché torni la pace nel mondo e per sempre Dio la conservi». A capo dell'occupazione militare ci sarà il generale Douglas MacArthur, che diventerà un vero e proprio padre padrone del Giappone. È stato soprannominato lo shogun bianco del Giappone, ovvero il comandante militare supremo che in nome di un'autorità superiore, in questo caso non l'imperatore ma l'amministrazione statunitense, determina i destini del paese. Il sollevante sembra tramontato per sempre. Mai aveva conosciuto l'occupazione straniera. La gente è stremata e sbigottita. Manca di tutto: viveri, case, ospedali, scuole. È il caos. Risolverlo spetta agli Stati Uniti, cioè al loro proconsole MacArthur. La popolazione accoglie gli occupanti senza astio né livore. Nelle strade i bambini fraternizzano con i soldati, che distribuiscono a piene mani sigarette, cioccolata, gomma da masticare. Con l'occupazione si ha quasi una trasformazione antropologica dei giapponesi, che da acerri nemici degli Stati Uniti si trasformano nei loro più fedeli alleati. È un processo che non avviene immediatamente. All'inizio gli Stati Uniti hanno un'idea punitiva nei confronti del Giappone e vogliono mettere il Giappone in una condizione di non nuocere più agli Stati Uniti. Con l'avanzare della guerra fredda e con il passaggio della Cina al fronte comunista,
questa situazione si invertirà. Il Giappone diventerà il baluardo del capitalismo, del mondo capitalista in Asia orientale e l'alleato di ferro degli Stati Uniti, con una strana e interessante ironia della storia. Il potere del Mikado è trasferito a una dieta elettiva in ossequio al principio della sovranità popolare. Hirohito diventa il simbolo dello Stato, conserva lo scettro e la corona, cioè le insegne del comando, ma perde il comando. A scapito della sua autorità, ma non del suo prestigio, che la resa non ha minimamente scalfito. Cessa di essere un dio e acquista connotati umani. C'è chi la resa del Giappone non l'ha mai accettata. Alcuni soldati giapponesi, sperduti e dimenticati nelle giungle asiatiche o nelle piccole isole del Pacifico, si rifiutano di arrendersi. Per loro la guerra non è mai finita. Sono soldati fantasma. In Giappone li chiamano Zanryu Nipponhei, i soldati giapponesi lasciati indietro. Molti di loro continuano per anni a compiere azioni di guerriglia contro l'esercito americano o quello locale. Altri scelgono di restare nascosti in zone inaccessibili e vivono in clandestinità per decenni, fino agli anni 70. Nel marzo del 1974, nell'isola di Lubang, nelle Filippine, viene fermato l'ultimo combattente nipponico. È il tenente Hiro Onoda. È ancora in possesso della sua spada, di un fucile e di alcune bombe a mano. Si arrende solo dietro ordine del suo ufficiale superiore, giunto appositamente sull'isola. Onoda era stato dichiarato legalmente morto 15 anni prima. In quello stesso anno, sull'isola indonesiana di Morotai, viene recuperato il soldato Teruo Nakamura, scoperto qualche giorno prima da un aereo da ricognizione. Ha vissuto da naufrago, nascosto nella giungla per anni. Non poteva accettare la resa del Giappone.